chiedere a Vittoria la motivazione per la quale ha scritto questo libro e lo sta promuovendo in giro per l'Italia. Allora, io ho scritto questo libro, Il giorno dell'anima, una storia di anoressia, per divulgare il messaggio che da questo problema si può uscire e guarire. Però non da soli, perché da soli non si riesce. Per quanta volontà una persona ci può mettere, ma c'è bisogno di supporto psicologico. E ho scritto la mia testimonianza appunto perché voglio dare voce e parole al dolore. Porto in giro per l'Italia nelle varie presentazioni che faccio, come questa di oggi, alcuni casi aumentano di anno in anno. Infatti l'ultima statistica, diciamo, del 2016, sono state 3.240 morti di disturbi alimentari. Ma diciamo che l'età di esordio della malattia sta scendendo. Infatti io negli incontri che faccio trovo bambine d'età tra gli 8 e i 12 anni che già soffrono di disturbi alimentari. Quindi sono dati allarmanti da non sottovalutare. E un'altra cosa importante è che stanno salendo anche diciamo, i numeri di persone malate del sesso maschile. Io vorrei citare un passo del libro, perché una cosa che mi ha colpito un po' del libro di Vittoria è che lei in molte pagine comunque scagiona i suoi genitori, non è cambiata. E infatti dice: non posso colpevolizzare i miei genitori per avermi abbandonata a me stessa in quel periodo tragico in tenera età, con mio padre in ospedale. La mia mammina era costretta a seguirlo in vari ricoveri perché non poteva restare sola nelle condizioni in cui si trovava. Io ho subito e sofferto questo episodio nella mia mente come una sorta di abbandono. Ma non è stato affatto così da parte loro. Voglio sottolineare questo punto e focalizzarlo perché molti sostengono che il disturbo alimentare derivi soprattutto dal cattivo rapporto che c'è tra figli e genitori, una sorta di competizione tra madre e figlia e viceversa. Nel mio caso no. Loro non mi hanno mai abbandonata, anzi, sono sempre stata amata e mai messa da parte. Ecco, io in primis, dottoressa, ho sempre sentito parlare un po' dei disturbi dell'alimentazione come derivanti da problemi tra genitori e figli. Ma è proprio così sempre, oppure come anche ci dice Vittoria, ci sono casi in cui questo effettivamente non si verifica? Beh, appunto sui disturbi alimentari se ne sentono di ogni. Molto spesso si parla della famiglia come causa piuttosto che mancanza di forza e volontà nella persona. In realtà non è così. Le cause dei disturbi alimentari sono molteplici, sono diverse caso per caso, quindi non bisogna assolutamente colpevolizzare solo i genitori o ritenerli appunto come gli artefici di un problema. Le cause sono, come dicevo, tante e si sommano tra di loro, a partire dai fattori, non so, genetici, per arrivare alla storia della persona, al contesto familiare, ovviamente che in qualche modo entra in gioco, ma da solo di per sé non è assolutamente la causa del problema. Neanche fattori genetici, Neanche i interessante. fattori genetici da soli, è sempre un insieme di elementi che va caso per caso appunto a determinare la situazione, quindi è importante conoscere la storia della persona e andare a vedere effettivamente quali elementi sono entrati nel suo caso specifico. Che poi Vittoria è stata malata di anoressia per 19 anni, quindi insomma 19 lunghi anni, poi è comunque riuscita a uscirne, per cui è una testimonianza veramente molto, molto importante. E c'era un altro passo che mi ha molto colpito del libro, che ha a che fare con la consapevolezza, quando c'è stato un po' il punto di svolta. Abbiamo visto che un po' la chiave di volta sarà il fratello, no? Il fratello tra te e la guarigione. E infatti tu nel tuo libro dici: prima nessuno aveva il coraggio di parlarmi, sbattermi al muro e farmi capire che cosa mi stava accadendo. Adesso sono io che ne parlo, ammettendo la mia malattia davanti agli altri. Non mi vergogno di dire che ero anoressica, anzi, mi sento orgogliosa di aver avuto così tanta forza che nemmeno io credevo di avere per combattere la malattia. Come hai acquisito questa consapevolezza? Cioè, quando è stato il momento in cui hai proprio capito di essere una persona malata? E anche la data del 22 ottobre 2007, che cosa rappresenta per te? Allora, la consapevolezza l'ho presa perché ho toccato il fondo in questa situazione.
Infatti, se non si tocca il fondo in un determinato problema, purtroppo non si è motivati e non si capisce di che cosa si è malati. E in effetti c'è stato un episodio molto inquietante, diciamo. Io purtroppo mi sono trovata con una situazione e ho visto la morte in faccia. Da lì è come se mi si fosse aperto, diciamo, un mondo, come se io mi fossi vista per la prima volta. Come ero diventata dopo 19 anni di anoressia, ho guardato la mia figura allo specchio e mi sono, diciamo, impaurita perché ho visto uno scheletro, mentre prima questo scheletro io lo vedevo con una visione completamente distorta perché purtroppo dentro di me si era rotto l'equilibrio e quindi c'era questa immagine distorta che io vedevo allo specchio. A 34 kg, come ero arrivata, io mi vedevo grassa. E nel momento che io ho toccato il fondo, appunto, c'è stato questo episodio importante, l'ho descritto dettagliatamente nel libro, mi sono resa conto che ero una persona malata. E quindi, dal momento che si prende la consapevolezza, allora si inizia un percorso. Però, nel mio caso, questo episodio è accaduto nel 2004. Ci ho messo 3 anni per dire. Bisogno di aiuto, aiutatemi, insomma, in qualche maniera, no, far emergere questo mio dolore. Non è stato facile perché c'era la vergogna, dico, come mi metto in mostra adesso, in questo momento? No, ce la faccio da sola, ce la faccio da sola, però come ho sottolineato anche prima, da soli purtroppo non si esce da questo problema, c'è bisogno appunto di un supporto psicologico. E quindi sono stati, diciamo, gli ultimi 3 anni più difficili della mia malattia, della mia vita, fino ad arrivare al punto che c'è stato mio fratello che mi ha preso e mi ha sbattuto al muro. Forse io avevo bisogno di questo, di qualcuno che veramente mi prendesse e mi dicesse ora basta con la vita, mentre prima, quando ero malata, che io non ammettevo la mia malattia e le persone che mi stavano vicino, comunque, mi volevano aiutare in qualche maniera dicendomi Vittorio, ma sei malata, vai da qualcuno, qualche medico. E io invece rifiutavo perché non ammettevo quello che già stavo vivendo. Quindi c'era un rifiuto. E questo rifiuto comunque mi ha portato anche ad essere una persona sola, mi ha portato alla solitudine, perché la malattia, anche questo, solitudine, isolarsi dalla società, da tutti. Quindi stai nel tuo mondo, io l'ho sottolineata, la mia crisalide di cristallo, e lì vivi. E ecco, poi, ritornando al discorso di prima, sono arrivata al 2007. C'è stato appunto mio fratello che mi ha aiutato, nel giro di una settimana mi sono messa in movimento, ho cercato il primo centro che curava i disturbi del comportamento alimentare a Roma tramite l'AIDA, la dottoressa Maria Grazia Rubio, che ringrazio tantissimo, e da lì ho iniziato il mio percorso di guarigione, una terapia lunga per 5 anni, ho lavorato tanto su me stessa. E la data del 22 ottobre, come dicevi, rappresenta appunto il primo giorno di terapia, praticamente la mia rinascita, una data che ho tatuato anche sul mio braccio e da lì è stata tutta in salita. Infatti poi tu nel tuo libro parli anche della rinascita. Della rinascita, nella seconda parte. Vorrei fare una domanda alla dottoressa perché appunto lei ci ha sottolineato quanto sia importante il supporto degli altri. Immagino che comunque anche per gli altri non sia facile intervenire, però parlo magari di parenti, amici e familiari, però proprio dal punto di vista dei professionisti che devono intervenire, quali sono le figure professionali che aiutano una persona a guarire da un disturbo alimentare? Allora, sicuramente è necessario coinvolgere almeno 3 professionisti, che sono innanzitutto il medico. Il medico perché i disturbi alimentari comportano tante conseguenze organiche, anche molto gravi, quindi è importantissimo che il medico possa valutare appunto lo stato di salute della persona, che sia appunto una persona che soffre di anoressia, quindi è sottopeso e quindi ha delle conseguenze legate appunto alla restrizione calorica, sia che sia una persona per esempio che si abbuffa e diciamo mette in atto dei comportamenti eliminatori come per esempio il vomito autoindotto oppure
l'utilizzo di farmaci che servono magari in termini rilassativi o diuretici, che vengono utilizzati con lo scopo di vanificare in qualche modo l'introito calorico, ricordando appunto che capisca se ci sono delle conseguenze dal punto di vista fisico. È importante il coinvolgimento di uno psicologo, proprio perché diciamo, le origini del disturbo alimentare si riscontrano anche proprio nella storia della persona, quindi nel modo in cui si è strutturata la personalità della persona, e bisogna capire anche il significato del sintomo che porta la persona, quindi come mai in quel momento si è sviluppato il disturbo alimentare e perché appunto in quello specifico modo. Quindi andare a cercare un po' il senso di quello che sta vivendo la persona e lo specifico della sofferenza che sta appunto vivendo. L'ultimo professionista che mi sento di consigliare è il nutrizionista, questo perché spesso appunto la persona con disturbi alimentari arriva da un percorso molto travagliato e quindi soprattutto se ha subito un lungo periodo di restrizione calorica non può passare ad alimentarsi, insomma, semplicemente sulla base dell'intuizione, delle norme, diciamo, comuni, ed è importante quindi un passaggio graduale anche per riabituare un fisico che è stato appunto sottoposto a una deprivazione a in qualche modo riattivarsi. Idem per le abbuffate, è necessario avere un regime alimentare che sia strutturato in modo da evitare attacchi di fame, evitare dei momenti magari di appunto mancanza di cibo che possono indurre a ricascare, insomma, nel problema. Quindi questi tre professionisti, l'ideale è che lavorino in sinergia, che si parlino tra di loro, al fine appunto di seguire il paziente nella maniera più personalizzata possibile, quindi per appunto aiutare il caso specifico e non semplicemente le linee guida generali.